Si sta parlando in questi giorni di una rivoluzione della Serie A, perché si passa da 20 a 18 squadre. Ovviamente questa è una proposta fatta con i presidenti di tutte le squadre di Serie A, quindi 20 presidenti riuniti. Solo 6 squadre hanno solo specificato le grandi 6, quindi tra le prime 6 che erano in campionato, sono stati a favore di questa cosa, tutti gli altri 14 contro, ma si andrà avanti. Fosse stato il contrario, avrebbero già detto sì, ok, va bene. Sappiamo benissimo che ormai funziona così. Sono uno che ha sempre molti pareri contrastanti, ma perché io ragiono su alcune cose come queste, su questi grandi cambiamenti, ragiono molto perché di qua, di là, c'è qualcosa dietro, sì, ma perché? Non sono uno molto impulsivo, non dico che bastardi, dai, alla fine è un'infamata perché vai a togliere dei delle squadre di Serie B che così andrebbero a fare ancora più fatica poi a rimanere in Serie A. Cerco sempre di guardare anche i pro, che è una cosa molto difficile. Ricordo che io ero uno dei pochissimi a favore della Superlega e ho anche spiegato il perché, l'ho spiegato tante volte e sono convinto che se organizzato nella giusta maniera, tuttora la Superlega sarebbe una cosa ottima per il calcio, per la Serie A. Lo ripeto, lo ribadisco, darebbe molte più possibilità a tutte le altre piccole squadre che non siano Milan, Inter e Juve di partecipare alla lotta Scudetto per avere lustro a livello nazionale. Se vi interessa il discorso andatevi a prendere il video, tanto lo trovate nel nostro canale. Il discorso Serie A, a 18 squadre? No, non lo farei. A 16 sì, ma vi spiego subito il perché, ragazzi. Avere un calendario come abbiamo noi, con 38 partite di campionato, più la nazionale, più il turno infrasettimanale, è un casino. Anche perché tante volte poi ci sono appunto delle soste con la nazionale che vanno quasi a incastrarsi, che 2-3 giorni dopo, per esempio, si gioca di mercoledì e il venerdì hanno la partita. Quindi è anche un po' un casino per i giocatori, tutte queste cose di mezzo. Ci sono più rischi di infortuni da parte loro, le partite sono anche meno seguite, perché obiettivamente le amichevoli nazionali sono poco seguite. Se andate a consultare anche proprio i dati statistici, le amichevoli sono poco seguite, però è anche giusto farle, dai, non è che dobbiamo per forza giocare sempre con qualcosa. Ci sta a fare una partita così. Vi dicevo, io sarei favorevole a 16 e non a 18 per il semplice fatto che ci fossero 16 squadre. Allora, numero 1, si giocherebbero 30 partite, non 38, quindi ok, 8 partite in meno che ci vediamo la Santo, va bene, però ci sono più possibilità di avere la partita tutte le domeniche. Quindi non una volta sì, poi per una volta di mercoledì, ah, quando è il turno infrasettimanale, e di qua, e di là, e ti eviti i salti mortali. C'è più continuità nel campionato, anche negli allenamenti, i giocatori hanno meno rischi di infortuni perché giocano meno partite, c'è anche un po' più di tempo di recupero proprio per i giocatori tra una partita e l'altra, non con il rischio poi di, sì, beh, ci può essere anche la Coppa Italia di mezzo, però ecco, appunto, puoi mettere la Coppa Italia di sabato e domenica a fare da tappabuchi, diciamo. Poi, cosa molto importante, sì, dicono che con qualche partita in meno, logicamente, i diritti TV sarebbero inferiori, ma lo devi spartire tra meno squadre. Quindi, per dire, faccio un esempio molto pratico, io che non sono assolutamente un genio della matematica, me la cavo. Allora, se in 38 partite, per 38 partite, la Serie A guadagna 1000 e deve spartirlo per 20 club, sono 50 teste, che poi non sono 50 teste, perché il primo guadagna più dell'ultimo, però ok, avete capito. Se le partite non sono 38 ma sono 30, logicamente non vale più 1000, vale 900, per dire. Però quei 900 non sono più per 20, sono per 16. Il primo, chi arriva primo guadagna comunque più dell'ultimo, ma chi arriva primo guadagna più di quanto avrebbe guadagnato il primo con 20 squadre, e l'ultimo uguale. La parte economica, secondo me, è importante, soprattutto perché adesso che le grandi squadre sono in crisi economica, può aiutare. Da un certo punto di vista mi viene anche da dire, ben gli sta, nessuno li ha mai obbligati a strapagare dei giocatori prendendoli dalle piccole squadre come la Samp e dirgli sì, vieni da me perché ti do il triplo di quello che ti danno la Samp, e loro bravi ad accettare. Mi viene da pensare, cavolo, in un campionato di 16 squadre, quindi diventa veramente un campionato d'elite, un campionato superiore, un campionato professionale al 100%, dove c'è solo, quasi solo ed esclusivamente la creme della creme. Allora, cavolo, se la Samp è in Serie A vuol dire che la Sampdoria è una grande squadra, cioè la Serie A arriverebbe ad avere una signora reputazione, perché vuol dire che se sei in Serie A te lo sei guadagnato,
ci sei perché sei tra le migliori, non sei tra le migliori 20, sei tutti gli anni tra le migliori 16. E poi attenzione, per Sabatia dovresti essere tra le migliori 12-13. Quindi, cavolo, sei una squadra di Serie A, punto. Sei a metà proprio tra lottare per non retrocedere, ma anche per qualcosa in più. Quindi vuol dire che puoi avere più obiettivi, più ambizioni. È una cosa che comunque, se viene gestita nella maniera corretta, può far fruttare, al di là appunto dell'interesse economico, anche un certo stimolo mentale a puntare sempre più in alto. Perché dici, cavolo, sono in Serie A, se rimango in Serie A sono tra i primi 12 che lottano per qualcosa di importante. Al di là di quello, un altro fattore molto importante che a me scoccia parecchio, da marzo a aprile le squadre che si salvano, boh, scendono in campo così. Svogliate, se tanto non possono andare in Europa League o in Conference League, giocano così. Tipo i camerieri, quando ti aspettano, ti danno la danza, sì, buongiorno, ti metto così con le braccia, vabbè, ti aspettano. Io facevo il cameriere, facevo così, tac, pronto. E loro giocano così, ti aspettano, aspettano, ma sì, tanto, boh, si sai, tac. Io passate, non abbia preso la massima, sì, dai. Oh, aspetta che provo a farla giocare. Ma ho fatto pure gol, madonna. Scorcio un po' vedere squadre come... Faccio un esempio. Io quest'anno mi sono divertito a guardare il Verona, perché giocava veramente bene. A marzo ho smesso di giocare. Quando ho capito che non potevo andare in Europa League ed era già salvo, il Verona ha fatto, boh, penso, 5 punti in 9 partite. No, no. Però ho reso l'idea. Ha cominciato proprio a staccare la spina. Nell'ultima di campionato che ha evitato al Napoli di andare in Champions, e ci sta perché Napoli e Veronesi so che c'è proprio un contrasto. Ripeto, questo non è per criticare il Verona, ma perché se non hai più obiettivi è anche naturale che ti cambi un po'. E come, ragazzi, soprattutto ci sono giovani che ci seguono, gli ultimi giorni di scuola il professore vi mette la verifica, ti viene da ridere, dici, ma va, chi te la mette la verifica gli ultimi giorni di scuola? E qua il discorso è uguale. Se invece la Serie A ti dura 30 partite e sai che ti devi salvare, cazzo, ti salvi, ti vuoi salvare, ti salvi. E le squadrette da Serie B che arrivano in Serie A avranno un'impennata di ascolti, di tifosi, perché se la vanno a giocare in Serie A, in una Serie A più competitiva, più agguerrita. È per quello che dico, ok, ragioniamoci. La Serie A, 16, a 18 squadre, per me, per due squadre, mi sembra un cambiamento totalmente effimero. Dico, vabbè, stiamo copiando la Bundesliga, ci sta, però. Discorso di cui si sta sempre parlando sono playoff e playout. No, io personalmente sono contro questa cosa, ma per il semplice fatto che se arrivi a un certo punto, cioè non è che dopo 4 partite fai i playoff o i playout li fai dopo 30 partite, dopo un campionato intero. Se una squadra si è giocata bene tutte le 20, le 30 partite in maniera straordinaria, ma poi, che so, agli ultimi due di campionato si sono fatti male 4 giocatori, deve farsi poi tutti i playoff senza 4 giocatori fondamentali. E secondo me è un po' un peccato. Adesso tanti potranno dirmi, vabbè, ma dici così perché, cavolo, la Samp Primavera ha fatto benissimo tutto l'anno, è arrivata prima, poi è uscita in semifinale. Beh, intanto è uscita in semifinale e non ai quarti, che comunque tanto di cappello. Non è per quello, è proprio perché è anche ingiusto che invece la squadra che arriva ottava possa andare a vincere il campionato. Perché se sei arrivato ottavo non hai fatto bene quanto ha fatto la prima. Però, vabbè, vedremo. Non è che se lo mettono, se fanno i playoff, io non guardo più la Serie A, ma la seguo comunque. Però, insomma, preferirei rimanesse normale. Per playout, invece, stesso discorso, ma più o meno. Posso capire se fanno scontro soltanto terz'ultima, quart'ultima. Quello ci sta. Quello posso capirlo. Ma addirittura 8 squadre che vanno a contendersi lo scudetto così, mi sembra un po' un'esagerazione, però ragazzi, vedremo. C'è da dire però che queste novità renderebbero la Serie A un po' più intrigante, aggiungerebbero un po' più di peto, un po' più di qualcosa. Dico solo un'ultima cosa per chiudere il video: potessi fare un'ultima modifica alla Serie A, io ragazzi tornerei con una partita sabato sera, tutte le altre una sabato sera, una domenica sera e tutte le altre domenica alle 3. A me piaceva la domenica alle 3 di pomeriggio mettermi lì e guardarmi tutte le partite. Mi ricordo con Sky Go c'era una qua, non capivo niente, ma mi piaceva. Poi vabbè, se c'era la Samp che giocava alle 3, mi guardavo solo la Samp. Però era bello poi avere questa cosa, tutta questa frenesia di emozioni. Invece ne hai una in questo orario, una in quell'orario, una sabato alle 3, una sabato alle 6, una sabato alle 9, l'altra domenica pranzo, poi alle 6, poi alle 9 e l'altra lunedì. Cioè, un po' più scaglionato. Ok, ho la possibilità di guardarmi tutte le partite, però non me la vivo allo stesso modo. Quindi, boh, ragazzi, io vi ho dato la mia opinione. Probabilmente riceverò dei pareri contrastanti, lo so, ma
Fatevo ragazzi, vi invito sempre comunque a mantenere un tono normale, pacifico, io sono sempre aperto al dialogo, io dico la mia, ripeto, io capisco un cazzo di calcio, l'ho sempre detto, l'ho sempre ammesso, quindi probabilmente sto sbagliando io, ma ditemi la vostra. Io penso che comunque a 16 squadre serve una serie molto più competitiva e più intrigante. Ditemi voi, iscrivetevi al canale YouTube, ciao, produce chiacchiere!